Scusate. Alla mamma di Mirko. Non è colpa mia, non è colpa. Ma che cazzo è? Sembra di essere in un film horror. Ma è una cosa incredibile. Dammi la mano. No, voglio farcela da sola. È cascata un'altra volta. Che fossa? No, tu sangue. Aia. La notte avrò gli incubi. Nel paese fantasma. Quella di oggi doveva essere una semplice uscita d'allenamento, dove fare un po' di chilometri, sfondarsi di salita e poco altro. E invece si è trasformata in un'incredibile avventura, decisamente inaspettata, considerando soprattutto quale fosse lo spirito con la quale siamo partiti. Allora, il percorso che facciamo oggi l'ha studiato Giaomino. Quindi adesso Giaomino ci deve spiegare dove ci porti, perché non si sa. E se l'ho studiato io, che sono bocciato due volte a geometri. Ma se sicuro siamo sulla strada giusta? Ora si riguarda. Dove cazzo siamo? No, ci fa lontana, dai, è sbagliato. Iniziamo il cammino da un paese vicino alla nostra città, prendendo questa strada bianca millenaria, che un tempo era parte della rete di vie alto-medievali che attraversavano l'Appennino tosco-emiliano, permettendo a mercanti, viandanti e pellegrini di spostarsi tra Bologna, Prato e Pistoia. In poche parole, quelli che stiamo calpestando oggi non sono sassi o ciottoli, ma secoli di storia. E non solo storia antica, anche contemporanea. Sul percorso di oggi troveremo tantissimi casolari abbandonati, paesi antichi abbandonati, conventi abbandonati. Quindi quello di oggi non è solamente un trekking, ma è anche proprio un urbex. Facciamo una piccola deviazione adesso, proviamo a scendere a questo laghetto che abbiamo trovato. Quello che sembra quest'area è disabitata, non so se è abbandonata, ma disabitata di sicuro. Quindi si va ad esplorare il laghetto. Perché non c'ho un drone? È incredibile questa zona come sia piena di questi cascinali. Oh, si va a esplorare questo qui? Me lo fai vedere? Ah no, è chiuso. Peccato. Un vero peccato che oggi sia così nuvoloso, perché stavamo notando quanto sia bella e soprattutto differente la vegetazione su questo versante dei bassi Appennini rispetto a quello che c'è proprio sopra la nostra città. In realtà qui siamo laterali. E una sega, guarda che salita bisogna fare ora, ma davvero! Ma è scogliera, sembra essere cascina di uccelli. No! No. Proprio, Belli percorsi, studiati a tavolino, A proposito di CAI, qui c'è Giacomino al CAI. Com'è bello il CAI in mezzo al bosco, guarda. Guarda che carino questo. Ma ci sono i pesciolini? No, sono le zanzare. No, Mirko! No, sembra un set cinematografico. No! Ma che cazzo è? No, lo vedi? Entrava di qua. Wow. Beh, e questa non è nulla, guarda qua. Guarda la villa. Oh, incredibile, incredibile. Questi versanti dei colli sono pieni di ruine. Ragazzi, sto parlando però. Praticamente tutta la zona rurale è stata affanculo. Guarda, là quasi può entrare. Io lo monto sì, importuna. Quello che siamo per fare, se ci riusciremo, lo faremo solamente a scopo documentaristico. No, imbecilli, a scopo documentaristico. Quindi faremo urbex. Urbex significa rispettare i luoghi storici, non toccare niente, semplicemente fotografarli o videoriprenderli. Guarda, quindi documentarli. A casa un pezzo di pesce. Veniamo con un camion, smontiamo il cancello. Smontiamo e entriamo noi. Esatto. No, portiamolo proprio via. Si scherza, ragazzi, si scherza. Sta piovendo. Rispetto, rispetto. Entriamo, ripariamo. Rispetto. Abbiamo trovato l'ingresso. Vai, sali su. Ragazzi, vai avanti. Agile come un capretto. Ora casco. Vai, dai, che ce la fai, dai. Su. Gamba corta. Lo so che... Dammi la mano. No, voglio farcela da sola. Vabbè.
Quella che ci troviamo davanti dopo pochi metri è sorprendente. Com'è sorprendente la storia di questa villa fantasma. Venne costruita all'inizio del Novecento da una nobile famiglia pistoiese. Nel luglio 1943 divenne il rifugio di alcuni capolavori d'arte provenienti dal Museo Fiorentino degli Uffizi, messi al sicuro dai bombardamenti alleati. Nel 1944 l'esercito nazista ne fece uno dei centri di comando strategici della linea gotica, diventando successivamente così un vero e proprio bersaglio per i bombardamenti dell'esercito alleato. I segni delle battaglie combattute qui sono ancora presenti, nascoste sotto la vegetazione. Intorno alla villa si possono ancora scorgere i resti di bunker interrati e postazioni per cannoni e mitragliatrici. Quando nel 1945 gli alleati riuscirono a sconfiggere l'esercito nazifascista, la villa venne abbandonata ed è rimasta così, bloccata nel tempo, a quel 1945. Guardando queste rovine, rifletto sull'importanza della memoria che custodiscono, sulla storia che queste pietre silenziose ci raccontano, e non posso fare altro che emozionarmi. Gas è chiuso, ma un pezzo sia servito. Bene, il cancello chiudi tu, Mirko. Abbiamo anche la croce rossena. Chi? Un po' d'acqua ossigenata perché ci siamo imprunizzati. Sbruati. Tanto per... Beh. Vai, posto. Giomino, ma questo ponce è da bambini. Sì, infatti io sono un bambino. No, ma sul serio, non ti sta? No, mi sta. Ma sei sicuro? Oh. Ha preso il ponce da bambini. Ma che, è perfetto. Madonna, ragazzi, non gabbo. Secondo me è il modello da bambini. A me il poncio e mi copre tutto, ma tutto, ma arriva fino alle ginocchia. Lui dice di no, sarà. Fiero del suo nuovo poncio comprato da Prenatal, questo raro esemplare di Giacomino Erectus, penultimo della sua specie, risale il sentiero con noncuranza per il maltempo che va peggiorando. Decide inoltre di portare gli sventurati viandanti ancora più in alto, percorrendo sentieri a caso e scegliendoli con l'antico metodo tramandato dalla specie, testa o croce. Un metodo che negli antichi scritti pellegrini viene finanche riportato con dicitura alla cazzo di cane. Rubò un cervo nel parco del re. E si sale, si sale ancora. Vendendolo per denaro. Si sale e basta. Due. Ristorante Albero Bello. Albero Bello. Speriamo regga, perché se non regge ristoro per i cinghiali. Guarda l'ane. Nella nostra avventura trekking urbex di oggi dovremmo aver raggiunto il nostro secondo punto urbex. Santa Lucia è molto più di un semplice ammasso di ruderi colonici. Tra le sue rovine nasconde le tracce di una storia secolare, ancora oggi presenti tra le mura di questo piccolo borgo. La fondazione di Santa Lucia risale a un periodo non ben definito, ma comunque non posteriore al 1200, e rappresenta una testimonianza storica di quell'epoca. Sembra che il piccolo borgo fosse sia centro di aggregazione di una comunità rurale di contadini, boscaioli, cacciatori e più tardi carbonai, sia punto di sosta e di ristoro di viandanti e pellegrini in transito per questi sentieri.
un punto di passaggio attraverso uno dei tanti itinerari appenninici che dalla piana risalivano i monti fino ai passi sovrastanti, per poi ridiscendere verso l'Emilia, attraverso le valli delle Limestre. Ebbe un ulteriore sviluppo nel 1600, grazie alla potente famiglia pistoiese dei Fabroni, che ne acquistò le dipendenze e la proprietà. È soprattutto la chiesetta in stile romanico a rappresentare la principale testimonianza del passato di Santa Lucia, ancora oggi ben conservata nella parte absidale. Fanno impazzire queste arcate che ci sono qua dietro. Così, con questi colonnati, veramente bellissimi. Intanto credo di essermi sbrunato completamente una gamba per via di un cespuglio, un pruno. Qua. Bello. Camminare con tanta, tanta attenzione perché è tutto sospeso. Di qua si può anche uscire. Per potervi raccontare la storia completa di questo borgo mi servirebbe un'intera giornata, anche perché, diciamocelo, questi luoghi sono affascinanti e vorrei avere molto più tempo per poterveli raccontare, come giusto che sia, ma il cammino di oggi è ancora lungo e bisogna muovere le chiappe. Quindi si saluta Santa Lucia e si riparte. Comunque bellino qua, Subito sopra il paesino di Santa Lucia c'è questo pratino bellino da morire, dove c'è anche il casotto dei cacciatori, dove qua ci piacerebbe poi fare il campo base per fare il pranzo al sacco quando riusciremo a venire in gruppo con il clan di Hike to Me. E io e Giacomo siamo stati già qua a fare un sopralluogo quando c'è il sole, è una bella giornata, e vi posso garantire che questo posto è spettacolare, vedete? Quindi si fa trekking, si fa urbex e si fa anche dei discreti picnic in posti che sono semplicemente meravigliosi, facili da raggiungere, però molto divertenti. Bah, mi pare di aver fatto lo spot pubblicitario. Sì. Noi siamo saliti più o meno da laggiù, abbiamo fatto il giro di tutte queste montagne, poi qua su più o meno abbiamo lasciato i sentieri CAI, abbiamo preso questa strada che ci dovrebbe riportare giù a valle. Questo sentiero qui non l'abbiamo mai fatto, quindi stiamo praticamente andando un po' così, tra virgolette, a caso, a sensazione, e quindi speriamo di beccare quello giusto che ci porti vicino al punto di partenza. Attenta che non ti parta il tronchetto. Era bello per mangiare. Barbato. E lì un altro casolare abbandonato. Cioè, sono dei posti bellissimi. Ora certo, ci si arriva soltanto tramite questi sentieri, però veramente aiuto. Cioè, io ci verrei abita subito. Chissà quanto costerà rifare delle case così. Se c'è qualche geometro, qualche architetto o qualche ingegnere all'ascolto e sa quanto costa ristrutturare uno di questi casolari, ce lo faccia sapere nei commenti. Siamo curiosi. Ma se sicuro siamo sulla strada giusta? Ora si riguarda. La strada di Giomino porta qui. Non glielo voglio dire a Giomino, Che vi devo dire? Che i sentieri di trekking non si guardano su Google Map, ma si guardano su le cartine. Però vabbè, se tu sei sicuro te, Giomino, è questa la strada giusta. Tra l'altro si sta salendo. Torniamo. No, cioè bello, però si sale. Saranno anche funghi, però dove cazzo siamo?
No, ci fa lontano, dai, ho sbagliato. Bello dell'avventura. È tutto abbandonato, la collina tutta abbandonata. Una cosa tristissima. È cascata un'altra volta. Stato questo è di rimbalzo. Pam! Capito? Il culo nulla. Ma questo mi ha dato una frustata in faccia, portata via. Again and again. Ecco, si vede. Un commento. Non posso bestemmiare perché ho fatto un fioretto. Intanto nel frattempo Jason è dietro la motosega. Segano di brutto. Mi fa male la testa, Giaomino. Maremma puttana. Ti ho preso una bella legnata. Porca troia. Andiamo, vai. Waking up with you, brand new day is here. You make me look at everything differently with a smile from ear to ear. You are the... Per tirare delle conclusioni, percorso ad anello, sono circa 11 km, quindi come lunghezza è tranquillo, è piuttosto impegnativo. C'è anche da considerare che noi quest'oggi si è avuto un po' di sfortuna con le intemperie, con il meteo, il clima, insomma, si è patito un po' di freddo, si è preso della pioggia, poi era umido. Però questo secondo me l'ha reso ancora più interessante e più divertente. È sicuramente un giro che potremmo organizzare anche con voi del clan, perché secondo me merita, potrebbe tranquillamente piacere. Abbiamo finito! Facciamo un po' di riassunto di quello che si è fatto. Ma perché mi state dietro? Cioè, mi pare... Abbiamo fatto 10 km e 930 metri. 10 km... Si rifà. Sì. Facciamo la serie, dai. Facciamo finta. Abbiamo percorso 9 km e 930 metri. No, ho 10. Ho sbagliato. Maledetta puttana. Non ho nulla a questo giro. Quinta, 10 km e 930 metri. Complessivamente sono quasi 20.000 passi. Calorie che si bruciano più o meno circa 2.000 calorie su questo tracciato. Perché insomma c'è della salita. E quanta salita c'è? Ben 370 metri di dislivello. Però in 4 km. Quindi insomma il dislivello si sente. Cioè, sai che fa care fatto serio? Se era meglio fatta la cazzo di cane, ci porta una sera. Prendere una bacchetta e spaccargliela nella testa. No, ho già dato da solo oggi, guarda, ho già fatto. Maremma puttana. Dall'altro lato. Vabbè, salutate voi oggi, dai. Va io bene. Un saluto, basta. Va bene, arrivederci. È stato bello. Bello. Ciao. GoPro, smettila. GoPro, ti spengi o no? Fatta la rima.